film. Ho fatto un sogno. Ero nel mio bagno. Le mattonelle, il portasciugamani. Ogni dettaglio è preciso. Sono davanti allo specchio e la cosa più strana è che ho il mio pene in mano. Voglio dire, nel senso che si è staccato naturalmente, senza sangue, senza dolore, come un dente da latte. Ho il mio genitale tra le dita, avvolto in un pezzo di carta igienica. Lo riconosco. E non ho paura del fatto in sé, no, ma provo vergogna. Soprattutto sento l'ansia di dover dare la notizia alla stampa. Ma no, ma così diventa un film dell'orrore. Non lo faccio, piuttosto sciolgo il contratto. Adesso fuori tutti! Andate fuori tutti! Devo riflettere. Il maestro vuole congedarsi da voi. Il film si interrompe qui, su questo patetico fotogramma di me che non ho più la forza di continuare. Durante il sonno mi è accaduta una cosa orribile. Vedevo i personaggi dei miei film, nati dai miei sogni. Li chiamavo. Abbiamo passato una vita insieme e voi vi rifiutate di venirmi a trovare. Io urlavo, ma la mia voce non usciva. E loro continuavano a non sentirmi. Non si agiti. Cosa c'è di peggio che non potere più dirigere un film? Voi non siete le migliori attrici che ho avuto, questo va detto. E non ce la fate proprio a diventare quello che io vorrei. E non fate neppure lo sforzo. Nel mio mondo non c'è posto per voi. Siete dure, fin troppo reali. E io non so come raccontarvi. Questo lo abbiamo capito. Taci tu, non ti permettere. Oh, non ricominciate. C'è un infermo qui. Ma dov'è la mia spippolina? Chi? La mia Giulietta, almeno lei. È di sopra a fumare. Ti pareva. Quando ho bisogno di lei. La cerchi solo quando ti serve. Che significa? Che significa? Basta, no? Ma basta! Fermatevi! Ma
Che ne sapete voi? Che ne sapete? Quando ero morto di fame, con Alberto, rimediavamo sempre qualcosa da mangiare in una latteria. Giulietta lavorava in radio in quel tempo. E così ci siamo conosciuti. Quando andavo a casa sua, lei mi cucinava il ragù, le tagliatelle, le lasagne. E allora mi sono innamorato. È forse un delitto? Che uomo triste. Va bene. Tenetevi i vostri rimproveri. Tanto non cambia nulla. Io ho avuto il cinema. Voi le vostre nevrosi. Solo il diavolo sa cos'è la donna. Io non ci ho capito niente. Niente. Lo diceva anche Dostoevsky. Maestro! Infermiera! È andato, vero? Il battito è debolissimo. Il veleno sta facendo il suo dovere. Il veleno? Cosa? Ma sta scherzando! Ma che hai fatto? Lo hai avvelenato? Sì, l'altra sera ho fatto le lasagne. Ma no, ma mica sul serio, insomma, siamo in un film, no? È l'ultimo regalo che gli faccio. Il sogno più lungo della sua vita. Jodè. Ma ci sei andata giù pesante. Ma c'era bisogno di farlo fuori. L'ho liberato dall'obbligo di svegliarsi. La realtà non gli è mai piaciuta. Eppure la morte è la unica realtà possibile, ma nessuno lo capisce. Ma così resterà per sempre un bambino. E si può chiedere di meglio. Ma allora tra un po' comincerà a sognarci? Chissà, forse ha già iniziato. Ah no, beh, allora io me devo dare una sistemata. Come una sistemata? Una sistemata? Ma basta, voglio tornare a casa! Adieu. Aveva detto che ci voleva la quinta. Casa chiusa di via Santo Stefano Rimini. Prima. Motore! Azione! Thank you.